Buongiorno signore e signori, siamo Upi! ancora qui, guarda come ride, guarda come vi ride, ridi. Ma ti prenderanno per deficiente? Quando poi ti rivedono, anzi ti rivedi da solo È e comico. dici, oh mio Dio, come sono volgare, è vero No, c'è qualcuno che mi fa diventare o no? volgare. Che sarà un Allora, divorzio alla... anche oggi non sappiamo che cosa fare, è una domenica di Che se quelle... prima eravamo arancioni sapete diventare rossi. Arancione scuro a rosso Zrada in purpureo. Murt. Va bene, cosa ci Scriverò inventiamo le mie oggi? prigioni. Facciamo un po' di sigla. Allora, Rosario oggi ha deciso che deve fare i No, peperoni. ho deciso, tu li vuoi, se non è sposto per me, Rosario, come li hai giuro messi questi sarebbe. peperoni? No, Giusto li hai per messi tu, capire. confessa. Tu Va mangi i bene. miei. Va bene. Peperoni rossi e gialli, perché il peperone verde non ci piace. Allora, abbiamo Non ne ho scoperto verde, perché come Perone si verde fa. l'ha cattato, prendo il frigo. No, questi sono i peperoncini. Abbiamo scoperto come si fa a vedere. Anche i peperoni sono maschi e femmine, sappiatelo. Allora. Un peperone che ha tre dispari, tre parti, Tre anse. cioè che è simmetrico a tre Somma delle tre, anse, uno, due e tre. è maschio. Un Ed è più peperone che aspro. ne tiene È quattro è femmina. femmina. Hai capito tu? Ma la mia domanda è: perché esistono i peperoni maschi e femmina? A che serve questa cosa? Se no come nasce una di peperone? Ma perché? Nel senso sia i maschi che le E femmine? chi li congimi il peperone maschio e femmina? No, scemo, levati! Ma non è come i kiwi, No, vabbè, scusa. solo i numeri sai No, fare. vabbè, lasciamo perdere. Arrivederci. Per fare i peperoni arrostiti non si devono lavare, si devono solamente... Cosa stai facendo? Pulire un pochino, tanto perché dopo la buccia si brucia e si sterilizza da soli. E si mettono sulla piastra. E quando devono stare? Fino a quando non brucia tutta la Quando devo pelle esterna. bruciare qualsiasi cosa, va bene. Ma che cosa vedo lì sopra? Cosa vedo lì sopra? Che cosa ho fatto ieri? Ieri ho Io fatto. devo chiamare V, l'ho già fatto prima. Ho fatto il pane. Questo è il nostro impasto di pane. Ho preso l'impasto da uno Allora, lo splendido. youtuber in questione si chiama Antonio Malati di Pizza, un canale famosissimo Ah, che pensavo sta che ero un milione. sfondando. Sta sfondando completamente. Sentite ragazzi, io ho fatto un impasto pizza che non ho fatto vedere perché non pensavo che riuscissi a farlo. L'ho fatto facilissimo, bellissimo, buonissimo. Come sono uscite le pizze? Bellissimo. No, ya, devi dirlo perché stiamo Bellissimo. pubblicizzando Antonio Malati di Pizza. Italiano malato, da casa, diresti. Allora, disfattissimo allo stato puro. Allora, ho fatto questo pane con il procedimento semplicemente. 500 grammi di farina, quella che è, 12 grammi di sale, 350 grammi di acqua e 12 grammi di lievito di birra. Metti tutto dentro la zuppiera, fai una girata di cucchiarella, cucchiaio di legno. Quando si è ammassato, lo prendi, lo ricopri, lo metti in frigo e lo tieni tutta la notte, anche di più. La mattina la cosa bella è che si mette sulla spianatoia l'impasto che è uscito, Ma si vede lo si che allarga, poi lo succede la prossima volta, lo si allarga, lo si chiude a pacchetto, ci si fa quella che si chiama la pirlatura e si mette dentro al canovaccio un'altra volta infarinato e si fa stare 5 ore in attesa che triplichi. Questo è quanto, triplicherà o moverimma? Comunque, le pizze sono venute fenomenali, quindi ringraziamo Antonio e invitiamo tutti i nostri amici a seguire questo canale. Bruna già lo segue e seguite pure il nostro. Andiamo a bella. Non siamo simpatici come Antonio, ma tutto a posto. Perché stai bevendo un bicchiere d'acqua? Stuto. Mentre i peperoni sono andati e li abbiamo incoperchiati dentro il pane. Chiudi! Ok, detto questo, mi sono cimentato a fare un pasticciotto napoletano, però con una ricetta che non abbiamo mai visto. Allora, Ma parla al singolare! Parla al perché la ricetta singolare! l'hai perché tu l'avevi già vista questa ricetta? Perché no, non c'entra No. niente in tutto questo. Allora, Vengo sempre reclutato per fare le cose in cui tu sei infallace. Ho fatto la pasta frolla la sappiamo fare tutti quanti, ho fatto una crema e la crema la sappiamo fare tutti quanti. Come si assemble il tutto? Perché mio marito sa fare questo fatto qua, vedi, col mattarello. Mattarella, Allora, si
si mette qua, si mette la pasta frolla, si mette la... Ovviamente si deve imburrare e infarinare la teglia. Pasta frolla, uno strato, mettiamo la crema, mettiamo... Dovremmo mettere la marmellata di amaretto. Non ce l'abbiamo. E quindi mettiamoci... Oggi c'è vento. Non lo so perché. Ma io devo fare le mie piantagioni, oggi dovevo piantare, ma ho le inzame. Non si può piantare niente. No, infatti non si può piantare niente. Oggi proprio non è cosa. Guardate, ma adesso è il momento di farvi vedere il nostro giardino alla pasta. Sono spuntate uova. Come potete vedere, sono spuntate uova a gogo. E questo è il nostro angolino pasquale con gallinelle e pecorelle. E guardate questo, la pianta con tutte le uova che saranno serie di lampadine. Questo è quanto abbiamo dato il nostro piccolo contributo alla pasta. C'è vento, procediamo dentro. Andiamo. Idea di mio marito che non voleva fare niente. Che vuoi fare? Che stai facendo? Come a volte sotto queste crostate si mettono gli amaretti sbriciolati. Ah, allora che ci mettiamo? Il crunch. Praticamente il muesli crunchy. Vabbè, così, vediamo che ne esce. Vediamo che... Non saprà di amaretto, posso dire. Proprio di amaretto non sa. Anche perché a te amaretto mi piace. A me non piace, buonissimi gli amaretti. Chi ha fatto questa ambasciata che non mi piace l'amaretto amicioso? Quindi dopo che mettiamo tutti questi crunch, un po', non bisogna crunchiarli perché sono troppo grossi, ci andiamo a mettere la nostra crema che abbiamo fatto, eccola qua. Solito procedimento che ve lo diciamo a fare. E questa. E la marmellata di tutto il bosco. Procediamo. Allora, come vedete ho messo due tipi di marmellata, ho messo frutti di bosco e ciliegie. Sì, tanto per esagerare. Ma quella poi squaglia, come vedete. Squaglia solito. Vabbè, procediamo, adesso dobbiamo chiudere e poi ci dice di spennellare con latte e zucchero a velo, vediamo. Abbiamo chiuso, stiamo inforchettando, facendo con la forchetta, stiamo creando i lembi. E adesso io ho sbattuto del latte con lo zucchero a velo che andrò a mettere. Nel frattempo forno a 170 gradi e deve stare per 75 minuti. 45 minuti, ho sbagliato, 45. Il nostro pane sta triplicando. A faccia tua, che dice? Non capisco perché devi fare questa faccia tutte le domeniche. Se che ulito è sempre stesso, domenica e mattina, sempre. È sempre, che ti abbiamo da fare. Che palle! Ah, allora, pennello, si fa così, e si fa così, eccetera, eccetera. Procediamo. Buongiorno, allora come vedete, ieri abbiamo fatto i cassoni, oggi abbiamo le due sdora che fanno i fusilli avellinesi. Fusilli avellinesi fatti in questo modo. Come potete vedere adesso andiamo ad arrotolarne uno. Ecco l'emozione del video, però riusciamo tranquillamente come vedete a fare il fusillo. Non stressiamo la pasta come dicono i grandi voilà. Chef. E voilà! Fusillo pronto! Adesso fusillo viene fatti! In questo caso vediamo la giovane apprendista che cerca di fare il fusillo, zio Checco. E ora come si dice fatto? Vai Sofì! Un bacio! Ma bando alle ciance, torniamo ai nostri peperoni, che è la ricetta originale di quello che dovevamo fare oggi praticamente. Allora, una volta tolti dalla dalla piastra, cotti le bucine. Ma quanto devono starci i peperoni sulla griglia, Rosa? Devono diventare così, okay. Devono bruciare. Poi li abbiamo messi nella pentola. Si mette in un recipiente coperchio in modo che il calore che hanno incorporato dentro fa sì che si ammosci, ci sia... Scusa, sia ma sta andando tutta l'acqua dentro la pentola. Che fa? Cioè perché questo poi non dobbiamo... Non si, no. Pensavo si mantenesse. Non sai niente. Non so niente. Quindi che devi fare? Ti stai spellando. Adesso ti stai spellando. E poi che fai? Poi dopo saranno tagliati. Quindi e poi conditi a piacere. E li mettiamo qua dentro. Sì. Ok. Abbiamo democraticamente deciso che si fanno al gratin. E quindi
Ma hanno tagliato anche uguale, anche se avessi fatto l'insalata era uguale. Va bene, vado tagliati. Io vado a sciacquare i capperi e poi le olive nere non ce le abbiamo, però ci abbiamo un battuto di olive. Ecco. Procediamo. Si mette là, li vado a sciacquare. Nella padella ho messo il battuto di olive, i capperi, la quantità perché non mi piacciono. Capperi di olive. E adesso metto nell'olio di oliva, naturalmente extravergine. Può bastare, lo sa? Sì. Per la cronaca mi sono dimenticato anche i due spicchi d'aglio. Due spicchi d'aglio e adesso abbiamo messo i peperoni. E adesso devono andare a peppiare, devono cacciare un po' di sugo. Andiamo a vedere il nostro pasticciotto. Eccolo qua. Benissimo, manca un quarto d'ora e poi possiamo cominciare a preparare il nostro pane. Nel frattempo, qualche settimana fa ci stava la promozione delle buste di gamberetti che io non ho mai comprato perché sinceramente non so che farmene. Comunque c'era la promozione, abbiamo attivato la promozione e abbiamo comprato queste buste. Che me ne faccio? Prima cosa, ho messo un po' di battuto gelato e questi gamberetti senza olio, sto tirando solamente il ghiaccio. Vero? Ok, e adesso ci metto l'olio e poi dopo vi faccio vedere che ci facciamo come ultimo tocco. Sono cotti, sono buonissimi, devo dire la verità, che da passallata a parte. Allora vai, muovi. Allora si spegne, spento quello giusto, aspetta, si mette una manciata di pan grattato al gratin. Questo significa pan grattato, cioè il gratin va per il pan grattato, quindi sì. Ok, dopodiché richiamo la padella, grazie. E questo è quanto. Adesso si mettono in una teglia, in una lucchiera, meglio, e buon appetito. E vedete che col pane che stiamo per fare sarà una bontà. Allora, apriamo il nostro pane. Ecco qua, da col pane, guardate com'è andato bello. Allora che facciamo? Prendiamo la pala con la carta da foto direttamente, facciamo così e facciamo un sottengop. Ok? Ci riusciremo, chi lo sa? 1, 2, 3. Fatto il sottengop, madonna, sta splendida! Allora, a questo punto, la pagnotta deve andare nel forno. Prima di andare, ah no, bisogna fare un'altra cosa. Bisogna spolverare la farina in eccesso e poi con un coltello tagliatissimo dobbiamo fare un altro. Spolveriamo la farina in eccesso. Non si può niente, anzi. Vabbè, andrà anche lì. E a questo punto dobbiamo fare due tappe, diciamo uno, non fa troppo rumore, basta, e due, basta, ecco fatto, sta, conserva un'altra volta, ora lo lavo, stacca, peperone, e pasticciotto, guardate come è venuto bello, bello bruno, questo è il latte con lo zucchero che ha fatto proprio quella doratura che si trova in pasticceria, è vero o no? Pasticceria si fa proprio tu. Vabbè, non sa. Facciamo vedere come si inforna, allora il forno che è al massimo, adesso, facciamo vedere come si inforna, non è detto che io lo sappia fare, ci troviamo, madonna che bellezza, e adesso è diventato panettier! 2,20, va a 2,20 per 40 minuti. Ed eccoci qua, questa è la nostra pagnotta, appena tirata fuori. Dice Rosario che doveva stare un po' con me, secondo me è ben cotta. Ma comunque, vediamo al taglio. Nel frattempo, come ultimo... Allora, guardate... Dopo tanto si deve spostare. Dopo lo tagliamo. Ho calato delle tagliatelle allo zenzero. Usiamo una crema di riso
una crema di riso che sostituisce la besciamella e che andiamo a inserire all'interno dei nostri gamberetti. E adesso ho messo le fettuccine qui dentro, facciamo portare un po'. Se ho lasciato un po' d'acqua di cottura non si sa mai. Aggiungo la manzellina. In mantecatura. Momento di tagliare il nostro pane, vediamo un pochino che croncio che lo pane. Uno e due. Wow! Guardate com'è bello! Benissimo! Com'è buono lo vediamo poi, perché adesso è molto caldo e quindi dobbiamo aspettare che si raffreddi. Bellissimo! Andiamo a tavola. Ed ecco le nostre fettuccine domenicali. Ci è diventata una quintalata di pasta. Eh sì, va bene, non dite che vediamo. Come sono? Sembrano buone. Sembrano. Buon appetito. È il momento di provare pane e puparuori. Com'è? Come facci? Ma come sei? Il pane si è scrocchiato, è una fetta bellissima. Il pane. Com'è? Dici che è superbo. È stupendo, stacca. Ok. È il momento del taglio della torta. Occhio grosso, vuoi pigliare tutti? No, perché così con questo lo riesco anche a... Spaccherà. Vediamo. Spaccherà perché il coltello liscio non si usa. Il coltello liscio non si usa. Vediamo un po'. Pasticciotto, proprio pasticcio. Diciamola così. Anche ci abbiamo messo anche il crumble, dobbiamo ricordare. Vabbè, brutto ma buono? Vedremo. A una settimana di distanza andiamo a vedere i nostri carciofoni che si stanno aprendo. Insomma, oggi ha fatto, stanotte ha fatto un po' e fa tuttora ancora un po' di vento. Sì, insomma, diciamo che qua c'è anche qualche insetto che si sta mangiando, se posso dire la mia. I fiorellini sono lì, sono anche un po' piegati, poveretti. E non parliamo di melanzane e peperoni perché non lo so. Sta facendo i mestieri. Io faccio. No, ripetiamo. No, tu no. Lo fai perché lo vuoi fare. Sì, vabbè. E questa è la nostra domenica, perlomeno c'è il sole. Poi diventa un cesso. Vuoi dire qualche cosa? No. Basta la noia mortale. Basta la noia mortale, che cosa vuoi vedere? Va bene, salutiamo i nostri telespettatori così mandiamo il video. Dovrebbe piacere stare con voi questa domenica ultima arancione scuro. Da domani si parte grosso, tutta. Cambiamo nuance. Via. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.